vanishes like a ghost. It takes over every man it touches. Its thirst cannot be quenched until the last man standing has fallen. This appears to be the work of the ultra-nationalists led by the Shadow of Zakhaev, one Vladimir Makarov. The Kremlin, however, sees it differently. The Prime Minister has pledged full support to aid in any way possible. Zakhaev kept Makarov in check, but no longer. The world's men of action will look and wonder how it came to this. He's got a contact in Rio. Don't you have a guy on the inside? He's gone silent. Makarov's reach is spreading. This can only end one way. You may be able to destroy me, but the beast will eventually come for you. Bella ragazzi, qui è Capo di Squared. Siamo qui nel primo episodio del History of Code su Modern Warfare 2. Come avete visto, vi ho fatto vedere l'intro, e appunto che c'è, che ovviamente quasi tutti come me saranno esasperati, come adesso su Modern Warfare 3, come era su Black Ops, come era su tutti i giochi dell'intro di Call of Duty, che ogni volta che stavi fermo un minuto partiva sta intro veramente fastidiosa ogni tanto, però giusto per fare un po' di audience. Andiamo a vedere le classi subito. Fucile d'assalto, M4A1, il classico M4. Il FAMAS, ragazzi, sarebbe il Type 95. E il FAMAS di Black Ops è molto diverso, che era, non è a raffica, ma è automatico. Lo SCAR H, il classico SCAR H, molto forte, ragazzi, veramente tanto forte. Lo userò in questi episodi. TAR-21, anche questo veramente spettacolare, una precisione di merda, però veramente tanto forte anche il TAR, soprattutto silenziato. Il FAL, che sarebbe una specie di MK16 su MV3, M16A4, raffica da 3 colpi, molto forte su Call of Duty 4, ma quasi praticamente inutilizzato su Modern Warfare 2. Il classico ACR, precisione della Madonna, ma danni da far schifo. L'F2000, mi sembra un animale sto fucile, un animale tipo, non so, un pellicano. Fa veramente cagare sto fucile, veramente usato pochissimo. AK, poi parlo ovviamente per me, ragazzi, cioè magari è una bestia, l'ho usato poche volte, quindi si è volato molto alto, però c'ha precisione e danni di merda. AK-47, che classico AK, che è veramente uguale a Modern Warfare 3, quindi sapete un po' tutti com'è. Poi sulle pistole mitragliatrici, ragazzi, MP5K, fortina come arma, però veramente, secondo me, veramente tanto imprecisa. O MP45, la conosciamo tutti, è l'arma di Modern Warfare 2. Su MV3 l'hanno un po' depotenziata, ha preso un po' il suo posto l'MP7, posso dire. Il Vector, un'arma che io veramente ho apprezzato tanto, però l'ho usato veramente poco. P90, sappiamo tutti com'è P90, c'ha un rate altissimo, c'ha tantissimi caricatori, anche se comunque la prima volta che lo finisci tutto magari c'hai poche punizioni se non hai sciacallo. A mini Uzi, che ha una precisione veramente alta come i danni, la mobilità non ne parliamo, però ragazzi, come un po' tutte le mitragliatrici, è un po' inutilizzata quest'anno. Mini Uzi L86 LSV, mai usata. RPD, ragazzi, veramente forte l'RPD. Chi non l'avesse mai utilizzata, lo usi, magari vi farò vedere anche un po' com'è, ma veramente forte, ragazzi. MG4 non vi so dire praticamente niente. L'Augbar è forte come arma, come vedete non è nei fucili d'assalto come in Black Ops, ma è una mitragliatrice leggera. M240, l'Augbar veramente forte, ragazzi. Fucili di precisione, ormai tutti ne abbiamo le palle piene di sti fucili di precisione, ovvero i primi due
cioè quasi sicuramente tutti hanno usato Intervention e Barrett calibro 50. Il UA 2000 veramente schifoso come fucile per me, ovviamente. L'M21 e è fortina come arma, ma comunque sia, tutti vanno sui Barrett e sull'Intervention. Poi abbiamo il classico scudo antisommossa. Come secondarie abbiamo le PP2000, le G18 e le M93 Raffica. Ragazzi, devo aumentare un po' la velocità, se no dura 20 minuti sto video. La TMP9 sarebbe tipo un MP9 di Modern Warfare 3. Le M93 Raffica akimbo le posso praticamente non paragonare alle FMG9 akimbo, però più o meno siamo qui. Fucile a pompa abbiamo lo SPAS, fortissimo lo SPAS, veramente una bestia su Modern Warfare 3, su Modern Warfare 2 ragazzi, scusate, su MW3 l'hanno un po' depotenziata, posso dire, la A12 era il mio fucile a pompa preferito. Lo Striker qua posso dire che è molto più forte su MW3, il Ranger fa cagare il cazzo, l'M10, l'M10-14 c'era anche su COD 4 ed era veramente fortino come fucile, ha un rate un po' bassino come secondo me, però rispetto agli altri fucili a pompa veramente forte. Il Modern 1887, ragazzi, sappiamo tutti che chi ha giocato a Modern Warfare 2 dal lancio che il Model era veramente un'arma spettacolare con le akimbo, praticamente era un fucile di precisione, però l'hanno depotenziato, infatti era veramente forte, un po' troppo forse. Pistole, abbiamo le solite pistoline. Aumentiamo ragazzi perché qua veramente mi sto degradando, degenerando. Abbiamo i fucili da si lancia missili, ok. Equipaggiamento abbiamo i soliti, granata sempre dal lancio, infiltrazione tattica, scudo blindato che è tipo un bonus, l'hanno messo nell'equipaggiamento. Mina Claymore C4, granata speciale, io sto andando avanti perché comunque non cambia molto qua. I bonus abbiamo maratona, gioco di prestigio, sciacallo, accessori, due accessori sulla arma principale. E uomo esercito che potevi cambiare classe in qualsiasi momento. Infatti uomo esercito era una classe molto utilizzata dai newbie con lanciagranate per tirare le nuke. Potere d'arresto principiante, inflessibile, sangue freddo che sarebbe tipo un assassino. E mina vagante aumenta il danno delle esplosioni, che una volta sbloccato mina vagante pro avete i danni da supporto aereo veramente devastanti. Comando pro, mira stabile, interferenza, ninja pro, rapporto, sopravvivenza. Ragazzi, le serie di morti le sappiamo tutte, anzi no, forse no, copycat che rubi la classe del nemico, l'antidolorifico, il solito antidolorifico di merda, infatti io metto martirio, ultima speranza, copycat è la classe meno nuba, diciamo. Abbiamo poi le serie di uccisioni, ragazzi, le serie di uccisioni, abbiamo WAV, approvvigionamenti, contrattacco WAV, torretta robot, missile predator, raid direzionale, raid harrier per la nuke, elicottero, approvvigionamenti di emergenza, payload, bombardiere stealth, supporto aereo per la nuke, AC-130 per la nuke, IM e carica nucleare, ragazzi. Bando alle ciance, ciancio alle bande, e andiamo su Dominio a trovare una partita, e questa classe qua, in questa partita qua userò il TAR 21 o lo Scaracca o il Barrett o il FAMAS o l'UMP45, adesso vediamo, ma penso proprio di usare lo SCAR o la CR, adesso vedo, la CR non l'ho messo nelle classi, non me ne frego un cazzo, adesso provo a usare lo SCAR perché è veramente forte come arma secondo me. Dominio su Rundown, ragazzi, Rundown è una mappa molto ecco, una mappa molto, sì, una mappa molto. Andiamo qua a vedere un po' High Rise, ragazzi. High Rise è la mappa della Madonna. Io mi ricordo ho tirato tipo 4-5 nucleari. Scherzo, ne ho tirato in tutto 4-5 di nucleari io. Però su High Rise l'avevo tirata, mi ricordo. Con supporto aereo facevi macello. Su Base ci manca solo che la partita è già iniziata. Ragazzi, se la partita dura veramente poco, non è 20 secondi, no. Però questo video serve principalmente per farvi massimo registro un episodio in più. Principalmente per farvi vedere appunto le classi di Modern Warfare 2. Ah, dai, siamo a metà partita. Non vi prometto la nucleare, ragazzi, perché io non vi nascondo che ho già fatto altre partite prima di registrare questo episodio. Non oggi, ma altri giorni, perché ogni tanto comunque a Modern Warfare 2 ci gioco. E non pensate che sia facile, perché adesso siamo abituati a Modern Warfare 3. Ma proprio perché Modern Warfare 3, ragazzi, è completamente diverso da Modern Warfare 2. Come tutti pensavamo all'inizio, magari è uguale, ma non è assolutamente così, ragazzi, veramente. Ok, abbiamo fatto un inizio un po' di merda. Ma Dio, ma pensavo che ci fosse. Qua sono dei camperini, ho capito, ce n'è uno qua. Muori, faccia di merda. Uovo attivo. Vedete la M93 raffica? Ok, avete visto che fanno schifo? No, sono veramente forti, ragazzi, fidatevi.
fidati di GD Squared. Mettiamo una bella claymore qua. Ah, con sciacallo qua, ragazzi, le claymore si respawnano praticamente. Posso dire che respawnano. La differenza con sciacallo, intendo con sciacallo. La differenza di Modern Warfare 3 è che gli esplosivi non... Mina, Angry Birds. Dai, Flo, cazzo! Proprio un coglione. Lo Scar è veramente forte, ragazzi, ma l'unica cosa è che c'ha dei caricatori di merda. Cambiamo classe, prendiamo il TAR. Il TAR un po' più impreciso, ragazzi, però posso dire che io mi trovo veramente meglio quello. Sì. Trovo veramente meglio. Oh, ma che cazzo, raga, entrare partite già iniziate così, perdi. Potrei fare un commentary in live dopo. Strano che non abbia ucciso a me. Veramente strano sta cosa. Ma sì, posso dire che sto veramente facendo cagare, ragazzi, però sì, avete capito. Cazzo, sono abituato al tiratore scelto. Prendo l'UMP45, che ho tirato il nuke con l'UMP45 praticamente, perché è veramente un'arma spettacolare, ragazzi, l'UMP45. Ha un danno assurdo. Approvvigionamenti per il nemico in arrivo. Andiamo, andiamo. Ecco, un abbaccio. Guardate, ragazzi, perché fa schifo anche Modern Warfare 2 per questi personaggi qua. Ma tu sei entrato a cagare il cazzo, fammi capire. Harrier, adesso mi ammazzano. Sicuramente, ancora no. Ragazzi, vi prometto che il prossimo episodio sarà veramente epico. Proverò una nuke in live. E deve essere veramente epica. Assolutamente, per voi, solo per voi. Fatemi un po' abituare, ma devo fare due. Adesso giocherò un pochino. Gioco un pochino. Danno. Queste cose qua, comando. Anzi, voi, io ho compreso sputo sopra MV3, scusate, però ha fatto un netto miglioramento. Sto qua non si può girare, non so più dove è. E ammazzarmi, cioè, perdonatemi, ma sta cosa non la tollero io. Posso dire che c'è anche una connessione abbastanza decente. Anzi, siamo in Italia, fa schifo. Stiamo perdendo alfa. Io non li vedo i nemici. Questa mappa, oh, pensate, ragazzi, sta mappa qua è stata la prima mappa in cui ho tirato la nucleare. Veramente, se andate a vedere, se cercate su YouTube Gabbo di Square, tutto attaccato. Adesso magari la posterò pure. Se andate a vedere, ho fatto un video con... cioè, non è che l'ho registrata tutta. Ho visto che tiravo la mob. Sì, la mob, la nuke. E... avevo la nuke da lanciare. E praticamente allora ho preso... cosa ho fatto? Mi ho preso il mio telefono, il mio bel Nokia. Avevo ancora il Nokia ai tempi. Ho detto, perché cazzo non registrare questo momento epico e metterlo su YouTube e vedere se c'è visualizzazioni. Chiaramente non ho fatto un cazzo di visualizzazioni, ma cazzo. Comunque è stato quello lì. Era quello lì il periodo che volevo prendermi il PVR assolutamente, perché vedevo che comunque me la cavicchiavo. Sto iniziando a prendere il ritmo, ragazzi. Vi ripeto, portate pazienza. Un po' di... devo abituarmi un po' a Modern Warfare 2. Questo video è già un quarto d'ora che è qua. È veramente tanto, ragazzi. Non so se tutti l'avete guardato fino a qua, perché so che i video lunghi sono noiosi. Però, ragazzi, oh, il video deve durare secondo il tema di cui si parla. Quindi più di così non potevo fare. Magari taglierò un pochino qualcosa. Vedete, lo spasso è veramente forte. Adesso magari proverò a fare classi. Devo abbassare un po' di più il volume. Provo magari a fare classi che possono interessarvi, tipo lo spass, perché come sapete i fucili a pompa si possono usare come armi secondarie. Facciamo vedere il FAMAS. Il FAMAS silenziato, veramente spettacolo, ragazzi. Questi qua sono veramente forti, però. Stiamo prendendo
Ma anche il Famas è forte di suo. Fa con una raffica, muori. Ragazzi, stai zitto, brutto bastardo, hackeroni di merda. Qui è Gabbo di Square, il primo episodio dell'History of Code di Modern Warfare 2 finisce qua. Vi saluto e alla prossima, ragazzi. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi, fate vedere ai vostri amici i miei video, bella.